volta uno di Just Eat mi ha riconosciuto. Mi ha lasciato un po' strano, devo A ammettere. me, quello che oggi, quello che vive sopra casa mia, mi ha riconosciuto. Pensavo il quadro, perché indicavi Il il quadro. quadro mi ha parlato e mi ha riconosciuto. No, perché non sono a casa mia in questo momento, sono a casa di mia nonna, e quindi sto scoprendo che... No, come hai detto nei video. Sì. E invece, Giuseppe, Dimmi. Kim è morto, Kim è vivo, No, Kim no, è morto, aveva Kim. ragione Razzi. il Questo capitano Razzi, chiamiamolo ti fa per perdere te. punti, perché noi sappiamo che c'è un po' una doppia opinione. Tu, quello che ci porti tu, quello che ci porta Razzi. Qui Razzi segna un gol importante sulla tua credibilità. Eh sì, e credimi che quando Razzi ha detto sta benissimo, che poi io e te abbiamo parlato, no? E ti ho detto dai, non lo sa, È cioè non morto. lo sa, perché sta dicendo che sta benissimo quando lo sa? E invece lo sapeva. No, Quindi Razzi ha fatto finta di conoscerlo. No, Razzi. Razzi è Amicissimo di Kim, del grande leader. l'unico occidentale insieme a poi l'altro è un giocatore dell'NBA, le uniche due persone del mondo occidentale non famose come i capi di Stato ad averlo incontrato. È vera questa cosa? Sì, Sì, no, verissima, verissima. Però Ah. io credo, io non ho capito, io credo che lui l'abbia incontrato per 15 minuti, tipo, cioè gli ha stretto la mano, forse non è che... Sì, gli ha stretto la mano e ha detto così, però quando va lì va sempre con una carica, cioè in visita politica. È andato 14-15 volte sempre con il braccio destro, il braccio sinistro, con una Ma bella poi sai, carica. l'altra volta, quando abbiamo parlato con lui, mi è rimasto un dubbio che ti giuro. Devo rincontrarlo soltanto per chiederlo. Sai quando gli abbiamo chiesto che regali portate, che regali aveva portato lui? Sbaglio o lui ha detto: io ho portato un regalo che avevano fatto a me? Sì, il regalo Cioè, lui ha riciclato riciclato. il regalo a Kim Jong-un. Cioè, ti rendi conto? Un genio. Sì. È un vero Ma io italiano. spero che non ci senta Razzi. Io vorrei, avrei voluto fargli delle domande. No, ma tutto quello che dico io mi assumo le responsabilità, tu devi rimanere super amico con lui per il grande Perché se viaggio. no, no, ma più che altro perché se no ho paura che poi questo mi dica no, non vengo più perché sono solo domande scomode, ma era anche nel mio interesse fargli domande, Ecco, vedi, qualcuno cioè, pizzicarlo. mi ha scritto, non so come hanno avuto il mio numero, ma qualcuno mi ha scritto e mi ha detto, sono un amico di Razzi, ho visto i tuoi episodi sulla Corea del Nord. Vergognati, una roba così, hai raccontato solo Ma lo sai menzogne. che a me c'è uno che continua a donarmi. Ma negli svariati giorni che abbiamo detto delle falsità sulla Corea del Nord. Però non mi. Eccolo Cioè, qua quello che ti io. uccide. Cosa? No, Eccolo qua quello che ti ammazza. L'hai no, beccato, ma vedi? io voglio andare in Corea del Nord, non voglio schierarmi perché io voglio fare un'informazione non di parte, per cui voglio sempre capire come va. Ti piace il capello, Giuseppe, tra l'altro? Cavoli, croccantissimo. Wow. Te la sei tirato da solo? No, mi era tagliata il mio coinquilino perché sennò era morente. Ok. Ti devo dire, voi due vi conoscevate già? Io il canale, io conosco il tuo canale, ma non ci siamo mai conosciuti. Allora, io non so se Marcello se lo ricorda, Mannaggia. ma siamo Piccola gaffe. quello che ti ha suonato alla porta. Ero... No, scherzo. Ah, ok. No, e eravamo quasi nello stesso momento in Cina quest'anno. Io ti avevo scritto per dirti se ci beccavamo e facevamo qualcosa No, io non ti ho insieme. risposto. No, no, mi hai risposto, mi hai risposto. Ah, ok, meno Sì, mi male. hai Hai detto risposto e mi hai detto non mi scrivere mai più. Ah, sì, Così. giusto, giusto. No, no, mi hai risposto però credo che fossi già partito. Scusa, posso cercarlo? Io sono un pezzo di cacca. Vai, vai, no, no, mi hai risposto, tranquillo. Era il Ok. periodo dove c'era anche Jackie Dale, solo che lui tipo era a Pechino, tu eri a Ah, Shanghai, io a... no, ero già andato. No, perché Sì. succede che gli ultimissimi giorni ero ancora a Shanghai, ma gli ultimissimi giorni stavo facendo un lavoro con me e quindi poi sono partito il giorno dopo. Sono stato libero tutto il più della prima parte del mese. Ma io in Ci è realtà andata dopo, in benissimo, eh. realtà. Cioè, io il tuo canale l'ho scoperto un po' dopo perché tutti quanti mi dicevano: Ma hai fatto un progetto simile al suo? Non è vero, però nel senso avete No, no, fatto entrambi certo. state viaggiando, allora me lo sono cercato, l'ho visto, Ma come si fatto. pronuncia Jackie Dale? Haki Dale? No, Yaki Dale. Ah, Ah, anch'io lo ok. pronuncio Jackie Dale. Yaki, Yaki, Yaki.
come Jacopo, lui chiama Jacopo D'Alessio. Posso fare una... Volevo fare una domanda spicy a tutti. Allora, chi è il miglior geek? Il miglior? Geek. Ah, il miglior recensore di cose tecnologiche? Ok. Vado io, dai, io mi espongo senza problemi. Italiano, Italia nel mondo. Italiano. Italiano. Per me non c'è cioè Galeazzi, secondo me. Dai, io dico Yakidale, che sono di parte, perché è mio amico. Io non mi espongo perché non guardo quei canali, guardo solo un po' Yakidale per i vlog. Perché non me ne frega un cazzo di uno che mi dice meglio questo e meglio quest'altro. Mi interessa se devo comprarmi il telefono o le cose. Beh, certo. Se no mi fa solo venire, se no rosico perché hanno tutte queste cose, io non ce l'ho e dico ok. Vuoi cambiare strada ancora una volta? Fare le recensioni su Twitch per farti mandare... Posso fare una cosa? Io ho comprato un telefono da Wish, ho fatto anche la recensione di telefonino.net. Faccio la modifica, bello! Che è questo telefono qua. Immortale. Pazzesco, ma che marca è? No marca. Acciaio è la marca. No, non c'è niente. Non c'è neanche la batteria perché è infinita. Sì, questa gag la faccio sempre. 8 euro, eh. Sì, lo accendi, due cariche e poi esplode, però magari. Faccio la modifica. Ma infatti no, l'ho acceso ma è una merda. E poi, grazie Giuseppe, non è una DD. Una merda, Non è una marchetta, ma guardate cosa mi hanno mandato pure. C'è il suo momento dove deve adesso, fare... adesso esce con una maglietta col logo enorme. Non comunque, è una... tu non hai detto chi è il tuo preferito. Ah, non voglio fare. Non è uno scherzo, non voglio assolutamente fare vedere il brand. Ma quando ho ordinato del vino e dell'alcol. E mi ha detto ok, ti diamo anche questa, che mi hanno regalato una sim che praticamente non devo mettere niente, per cui io posso avere banalmente un telefono secret adesso. Per ricevere i vocali dei fan puoi abilitarlo. No, comunque scusatemi, mi sono perso nel geek, quindi Jackie Dale, Jackie Dale, io mi ricordo. Yakidale e Galeazzi, anche secondo me è un po' il padre, ma secondo me in queste cose gira anche molto l'età, che ti fa dire ok, è un po' più old, per cui lo prendo come riferimento, perché anche il primo i grandi, sì. Cosa? È stato anche il primo in assoluto a fare sta roba, cioè, sì. Però io non mi intendo, perché non vorrei parlare troppo. Mi hanno chiesto una domanda per Marcello, che non so. Grazie se... Grazie per avermi fatto rispondere alla domanda, Andrea. Ah, vai Yank, scusami. Non penso interessi, vai pure avanti. No, vai, io ora sono curioso. No, io guardo solo quelli americani, o meglio, quando cerco qualcosa, scrivo il nome del prodotto e esco prima quelli americani. Quindi, e chi? Non mi interessa minimamente chi è. Marco, bravo, perché lui è il numero uno secondo me con Unbox Therapy. Sì, cioè, vabbè, sono un altro livello proprio. Forse sì, il nome mi risuona. Però su questo genere qua, che non è proprio geek ma comunque ci sta, nell'ultimo mese mi sono preso malissimo di Restoration, e c'è un tipo che si chiama Odd Tinkering che prende delle robe smontatissime, vecchissime, distrutte, e le rifà come fossero nuove, cioè le aggiusta, sì, solo sottotitoli, zero parole, senti la vitina così. Guarda, mi hai fatto venire in mente un canale che per me è esteticamente spettacolare, però ti deve piacere perché è quasi rilassante. Non mi ricordo il nome, però è un ragazzo spagnolo, un uomo, avrà 50 anni, sulla sedia a rotelle, che prende dei bulloni, e in realtà è diventato famoso per aver preso delle AirPod e averle fatte gold.
cioè le ha cambiate completamente, le ha immerse nell'oro. Vi dirò poi in seguito come si chiama, perché è spettacolare. Cioè lui da un bullone tira fuori un anello pazzesco. L'ho visto. Pazzesco, ragazzi. E ha tipo delle riprese assurde, una qualità incredibile. Ok. Un viaggio astrale. Volevo fare una domanda, ma Hank me l'ha fatta scordare. Grazie, Lord. Sì. C'è un ragazzo che mi ha donato, che non so se è vero, ma te la faccio perché secondo me può interessare. Mi ha donato, sono un fan, mi ha detto: Marcello, spiega il tuo litigio con Nicolò. Non ho mai litigato con Nicolò. Questo me lo chiedono in tanti, da tantissimo, perché io non faccio più video con Nicolò da anni ormai. Io sono cresciuto. Nicolò Human Safari, credo sia. Sono cresciuto su YouTube quando avevo 15 anni, cioè no, ho iniziato su YouTube quando avevo 15 anni, che avevo 0 iscritti, e al tempo anche Human Safari ne aveva 0, ma io l'ho iniziato a seguire praticamente subito, cioè quando lui aveva tipo 100 iscritti già lo seguivo io, Nicolò Human Safari, mi ricordo, e col fatto che eravamo entrambi con numeri bassi ci siamo conosciuti a vari eventi, piano piano siamo diventati amici, abbiamo viaggiato un sacco, però io facevo video diversi. Quando avevo iniziato a fare video uguali, ogni video che facevamo era lui che faceva video belli e che provava a farli uguali ai suoi, fondamentalmente. E quindi era piano piano ci siamo distaccati, insomma. Era un po' morente, cioè non lo so, un po' morente. Nel senso, io sono aperto a tutti, mi frega niente, no, però capisco per quale motivo possono succedere certe cose, quindi professionalmente parlando, personalmente è tutto un altro discorso. Comunque ufficialmente non è mai venuto lì, cioè non gli ho mai detto vaffanculo, non mi ha mai detto vaffanculo, però. E chi sono in questo momento i vostri competitors? Non so se voi siete competitors. Non credo. Non penso. Io, se dovessi classificarmi, io sono lifestyle più che travel, se dovessi proprio metterci nelle categorie. Come Marcello, un tuo competitor potrebbe essere o Yakidale o, non lo so, a volte Klaus. Sì, sì, io infatti ho molti iscritti in comune con Klaus, con Yakidale, con Nicola Balini ancora, tantissimi, perché comunque faccio anche viaggi. Ho tanti iscritti in comune, però anche con Riccardo Zanetti, che non so se conosci, un ragazzo, un carino un po' piccolino che parla di finanza personale, e Marloru. Ciò, sì, loro sono un po' i competitor, perché sono persone che raccontano la propria vita, sono ragazzi, quindi... Però vabbè, in realtà più crescono loro, per ora, più crescono loro, meglio è per me, perché comunque abbiamo fatto contenuti insieme, ci si conosce, per ora mi conviene che loro crescano in realtà. Quindi non solo per i propri competitors, quasi vedrà. Ma poi YouTube è comunque grande, c'è posto per... Cioè, ognuno se... Di... No? La nozione di competitor, secondo me, su YouTube non è così violenta. No, in realtà questa è una cosa che dicono da fin dall'inizio, no? Che non è vero che YouTube ci siano competitor, eccetera, eccetera. Secondo me ci sono, è vero che è molto grande la piattaforma e soprattutto arrivano persone nuove e l'attenzione delle persone non solo come i soldi, cioè se tu convinci le persone a stare su YouTube un'ora in più non stai rubando quell'ora a qualcun altro, ok? Stai rubando il tempo magari, però di fatti l'attenzione delle persone in toto è limitata, quindi comunque tutti stiamo competendo per l'attenzione delle persone e stiamo competendo con chiunque, che è con la televisione, con le stronzate di TikTok, ok? Quindi in senso assoluto siamo competitor per definizione. Poi il fatto che per ora a me non convenga lottare con gli altri, ma per ora viviamo pacificamente, è un altro conto ed è contingente. Però, per esempio, banalmente, nel breve termine tante volte si è competitor. Per esempio, nei lavori con i brand. I tuoi occhi. Perché se arriva il brand X di... che ne so, la banca o quello che è, vuole collaborare o con me o con Yakidale o con e deve decidere con chi collaborare, beh, siamo competitor, perché quei 10.000 euro mi prendo io, se li prendono loro o se li prendono loro, insomma, le banche, insomma, queste cose qua. Oppure il link affiliato sulla roba, cioè se noi tutti abbiamo un link affiliato per l'offerta della carta Hype che ti dà 10 euro e tutti quanti lo dobbiamo spalmare agli iscritti, il primo che lo manda agli iscritti, che poi sono sempre molto in comune, il primo che manda l'offerta è quello che si fa più link affiliati, quindi quello che fa più soldi. Nel brevissimo termine siamo competitor, poi nel lungo no. Come si chiama la banca? Eh? No?
La banca, vabbè, niente. No, beh, no, no, beh, anche budget più grossi di 10.000 euro comunque per progettoni con le banche, ma non solo con brand, con i brand grossi, ci sta, ci stanno. Però progetti grossi e strutturati. Vi faccio una domanda, se voi foste una banca... Vabbè, ok. Poi così rispondo. Se voi foste una banca, vi affidereste a una persona come Andrea? Puoi fare una faccia da banca, Andrea? Sono io, Andrea. Ecco. La banca? Assolutamente, sì. Soprattutto con un bel video presentazione mentre spacca il cellulare, così mi piace. Sì, sì, da Liban. Spacca la carta del banco, ma... della pasta alla gomma. Ma ti pare? Ok. No, sì, beh, ci sono progetti anche più pagati. Io il progetto più pagato in assoluto è stato da 25.000 euro, io dico anche nel mio video, quindi ormai lo posso dire. È ovviamente molto molto più pagato degli altri progetti, però era un'azienda normale, che era un progetto abbastanza normale, però erano, così, erano tanti contenuti che andavano quotati, e quindi erano tanti video, tante cose sia sui miei canali che sui loro canali, e quindi ovviamente se vai ad aggiungere le cose tra di loro, alla fine il prezzo era altissimo. Su questo aiuta avere un'agenzia. Io sono sempre stato contro le agenzie, contro, perché ho detto si può fare tutto da soli, vaffanculo, ci sfruttano, una merda. E invece in questi casi avere un manager, non necessariamente un'agenzia, però che sta là e contratta e sta dietro al cliente, e se lo lavora, perché quando si parla di quei soldi magari devi stare dietro, ci sono mille e mille virgolette da mettere a posto nel contratto, e quel contributo in più, e si lotta per la stories in più, la stories in meno, non lo devi fare tu e ti risparmi mesi di battibecchi. Sì, sì, sì. Marcello, una domanda, così mi confronto anche con te. E secondo te dov'è il limite tra contenuto... Senti, sì. Dov'è il limite tra contenuto di qualità e poi necessità di sponsorizzare un brand? Allora, nel mio caso specifico io cerco di sponsorizzare solo ed esclusivamente i brand che effettivamente già utilizzo, che mi piacciono, in cui credo, o se non li conosco, dove bene o male da quel che ho visto condivido la missione, ok? Quindi tante volte viene contattato, lo dico adesso, ho fatto tante stronzate poi in passato, però adesso per quello che sono messo non condivido, tipo a me tantissime aziende di trading mi dicono, mi offrono anche tanti soldi per sponsorizzare la loro piattaforma, ma io dato che sono, diciamo, non mi sentirei mai di condividere una piattaforma di trading con i miei iscritti, non accetto. Tanti brand, magari anche di gaming, mi vorrebbero far fare 90 secondi all'interno del video, non lo faccio perché non c'è. Rage Shadow Legends è la app che fa per voi. NordVPN, ci sono i classiconi, quelli lì sono i classiconi. Però tipo adesso, banalmente, lo sto per fare, mi ha contattato un brand che non c'entra troppo col mio canale, gli ho detto non lo voglio fare sul canale, lo voglio fare su Instagram, per esempio. E là più, cioè nel senso lasciala su Instagram, posso fare quello che mi pare finché non è una cosa proprio schifosa. E quindi sì, finché non è, me l'avete chiesto in tantissimi, guardate le cuffie tipo Apple che potete trovare in questo sito, offerta limitata, swipe up, questa è sì. Di solito la cosa. Sì, no, no, queste cose no, si parla sempre, io cerco poi di collaborare sempre con brand normali, cioè veri, cioè che la gente già conosce, può essere no, Red Bull Sky, Conad, Raid Shadow Legends, eh? Può essere anche Raid Shadow Legends, quello è già un po', quello è già un po' più borderline, che roba che, ma che cacchio è, che già roba che non sa che è. No, sì, sì, ma è un meme ormai Raid Shadow Legends. C'è l'approccio di trasformare, proprio quando sei nella sfrontatezza, trasformi in meme il fatto che stai facendo il sì. Placement, no? No, non è sì, un placement. Io non lo posso fare, però sì, io ammiro, cioè tipo Jumbo Drillo. Ecco, pensavo proprio a quello. A me, lui non so, non lo faceva mai sponsorizzare perché non era, cioè, io non so come fare a rendere appetibile per un'azienda il canale di Jumbo Drillo, ok? Però tipo con tutte quelle aziende che contattano in massa gli influencer, tipo appunto NordVPN l'ho fatto anch'io, tipo quella là, chi se ne frega che Jumbo Drillo parla di bambine scozzate o cose del genere, e quindi lui l'ha fatta e ha detto NordVPN è tipo il preservativo di internet, ok, ha detto sta cosa qua, e poi ne ha dette pure tante che per un brand normale sarebbero inconcepibili, e io non so come gli hanno, cioè come gliel'abbiano approvato, non capiscono l'italiano, banalmente non capiscono l'italiano, però NordVPN comunque in quanto a soldi, cioè non paga male, perché di solito queste aziende che non capiscono neanche l'italiano poi ti pagano due spicci, e invece tipo NordVPN è uno di quei casi in cui evidentemente hanno un budget marketing illimitato.
Sono magari colossi non cinesi, però forse Ray Shadow Legend è cinese. NordVPN sono colossi che hanno milioni su milioni e cercano di spalmare ovunque. Mi sa che anche PewDiePie ha fatto NordVPN, ora non vorrei dire una cagata. Sì, lei ha detto quanto l'hanno pagato con il NordVPN. Ha detto che lo pagano 30.000 dollari, che non è neanche troppo per uno come lui che ha 10 milioni di iscritti. Però alla fin fine, secondo me, se il brand non vuole essere proprio il brand da faccia pulita, cioè che non puoi scherzarci sopra, te lo fa anche passare come uno che sta al gioco. Quindi scherzarci sopra, secondo me, lo rende gradevole al Sono pubblico. consapevoli, sono molto intelligenti. Ah, tu dici che proprio non lo sanno. Sì, non lo so. Vabbè. Anche i poveri League of Tanks non Ah, io anche sto Mafia danneggiando, War niente. e niente, ora come fa? Cioè, con adesso senza cioè col corona è tutto così, tutto fermo. Giuseppe è libero. Giuseppe, tu sei libero, giusto? Spiegaci un po' com'è lì la. Oddio, ok, allora. Vabbè, Marcello, io sono adesso sono a Madrid. Infatti, sì, me lo ricordo. Quindi noi possiamo uscire per fasce orarie e per età, che secondo me è molto più chiaro in realtà. Adesso non so esattamente come sono le regole e le disposizioni in Italia, le so a grandi linee, però qui in Spagna sono dalle 6 alle 10, escono tutti i maggiori di 14 anni per fare sport e per camminare. Beh, in realtà dovresti stare in giro un'ora, questa è la regola. Però impossibile da controllare il commento. Poi dalle 10 alle 12, dalle 10 alle 11 escono i bambini. No, Da dalle soli. 10 alle 12 escono gli anziani, le persone anziane, dai 70 anni in su. E poi? Da che ora? Non te lo ricordi neanche te, mi fa piacere. Aspetta, perché questo non mi Ma che interessa. gliene Dalle frega 11 lui degli anziani? dalle 12 alle 7 escono i bambini, poi di nuovo gli anziani per un'ora Grazie a voi. e noi dalle 8 alle 11 di sera di nuovo per camminare e corsa. Quindi è molto vivibile. Cioè, da sabato è così, è molto vivibile. Chiaro, non è tornare alla vita normale, però è onesto. Almeno